Un'antenna alta 32 metri sta per essere innalzata presso l'Istituto Don Gentili Don Bosco, creando un altro fronte di protesta dopo quello che è sorto a Bellocchi e a Fenile, tenendo presente anche quello storicamente presente a Sant'Orso per la grande antenna situata sulla rotatoria ovale che segna l'ingresso alla superstrada Fano Grosseto. Un nuovo comitato spontaneo è sorto, un comitato che ha mobilitato l'amministrazione comunale perché si opponga decisamente alla realizzazione di questo nuovo impianto. Ieri sera si è svolta una riunione nella casa di comunità di Vallato, convocata dal signor Celani, un cittadino del luogo che si è assunto il compito di reggere le redini di questa protesta a cui hanno partecipato tantissime persone molto preoccupate per la loro salute. L'obiettivo del costituendo, oggi mi permetterei di dire costituito perché la raccolta di firme che abbiamo effettuato in questa istanza ha permesso di dar vita e dar corpo a questa nuova organizzazione, è questo quello che vogliamo attraverso questo comitato. Non è una richiesta egoistica personale di un gruppo di persone che si vedono in qualche modo infastidite o preoccupate dell'installazione dell'antenna davanti casa, ma quello di creare un momento di discussione con l'amministrazione in relazione ad un tema sensibile e che preoccupa l'intera cittadinanza. L'invito di oggi era rivolto proprio a tutta la cittadinanza, non era limitato solo alle aree di interesse, perché questo è un problema che riguarda la salute, che riguarda l'ambiente, che riguarda la sostenibilità. Oggi ci riempiamo tanto la bocca di questo termine, però non dimentichiamo che sostenibilità vuol dire anche sostenibilità in termini non solo di ambiente, ma di salute dei cittadini. Per sensibilizzare l'amministrazione pubblica che l'interesse pubblico ha un valore principale e prioritario rispetto a quello che è l'interesse privato. Io direi che questa sera sono emersi degli spunti molto interessanti a riguardo, soprattutto dei suggerimenti in termini di tutela della salute pubblica che l'amministrazione non potrà non tenere in considerazione. Quindi al di là di quelle che sono il rispetto delle norme, io credo e l'appello che nasce da un comitato così importante, da una riunione e da un consenso così ampio, non possa che essere un elemento di supporto alla stessa amministrazione proprio per dar vita a quelle iniziative che altrimenti singolarmente forse la stessa amministrazione avrebbe qualche difficoltà ad improntare. La voce, questa oggi è la voce dei cittadini, non è solo la voce di una linea politica, è la voce della comunità che si è radunata attorno a questo problema, un problema che non è più trascurabile e pertanto l'amministrazione non potrà certamente non rafforzarsi proprio grazie agli stimoli che da questi incontri emergono. Ma il comune è stretto tra due fuochi. Da una parte è chiamato a tutelare la salute dei cittadini e dall'altra a rispettare la normativa vigente che tutela più gli operatori della telefonia mobile che i cittadini stessi. Ecco che cosa intende fare il comune di Fano, lo abbiamo chiesto al vice sindaco Loretta Manocchi. Come spiegavo ai cittadini è stato questo anzi un momento di confronto e ci ha dato l'opportunità e la possibilità innanzitutto di comprendere lo stato dell'arte, lo stato di fatto e a che punto siamo del procedimento. Oggi ci doveva già essere tenuta la terza conferenza dei servizi, l'ultima, con una serie già di pareri favorevoli e positivi che avrebbero consentito alla compagnia telefonica ovviamente di avere il titolo in mano. Grazie all'interlocuzione che stiamo facendo con le compagnie telefoniche e in particolare con questa compagnia che ha individuato il sito appunto su Fano Bosco, così chiaramente viene chiamato, abbiamo chiesto alla luce di poter fornire siti alternativi anche su aree comunali di rinviare la conferenza e darci il tempo necessario per comprendere chiaramente un sito alternativo che possa allontanarsi da un centro abitato e chiaramente andare incontro ovviamente alle esigenze dei cittadini. Questo sito voi l'avete proposto in alternativa, però c'è qualcosa che non va anche lì? Un sito l'abbiamo proposto dove c'è già un palo dell'antenna, quindi c'è già compagnie telefoniche, non risponde alle esigenze della compagnia telefonica perché le esigenze della compagnia chiaramente sono quelle di coprire una determinata area. Era quello dello stadio? Esattamente. La stessa compagnia ci ha fornito ulteriori due siti che comunque stiamo valutando e analizzando, ma cerchiamo chiaramente di individuare un sito che vada bene per tutti i cittadini e non spostarlo da un punto a un altro. I due siti
che ha proposto la compagnia non vanno bene al comune, perché costituirebbero altri problemi negli altri cittadini, è così? Secondo noi sì. E quindi in questi giorni, proprio perché stiamo facendo queste valutazioni anche insieme a Polab, che è la società che ci ha redatto il piano e che ci offre chiaramente delle misurazioni, quindi ci offre un'analisi più puntuale, stiamo individuando altri siti chiaramente comunali, c'è un'interlocuzione diretta con la compagnia telefonica e grazie a questa interlocuzione per la seconda volta viene rinviata l'ultima conferenza dei servizi che, come dicevo comunque poc'anzi, fino ad oggi ha avuto tutti i pareri favorevoli, quindi è stata rinviata di un ulteriore mese, altrimenti si sarebbe dovuta tenere domani, nella giornata di domani, e abbiamo tutto il tempo necessario per fare ulteriori approfondimenti, dare siti alternativi e cercare di tutelare massimamente i cittadini fanesi. Comunicato stampa.